Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaia e questo è il mio canale e nel video di oggi sono proprio mood estate con i capelli bagnati e solo il mascara, no in realtà non è solo il mascara, però non ho l'eyeliner, una mano fatta e una no, una l'ho lasciata com'era però la devo togliere tipo domani spero, e una invece l'ho fatta di questo colore turchese, farò anche questo colore turchese e poi vedete questi riflessi di luce perché sì, e ci sono 40 gradi all'ombra quindi non ho il coraggio seriamente di asciugarmi i capelli. Non ho il coraggio di accendere il phon. Questa cosa mi sta facendo sfasare, a parte queste due cose orribili, mi sta facendo sfasare questa situazione che 3 giorni fa pioveva e ora c'è un sole che si sta morendo, quindi sì. Finita tutta questa lunghissima prima parte, cominciamo con il video. Nel video di oggi vi parlerò del mio primo giorno al liceo, cioè comunque alle superiori, però non voglio questo riflesso in faccia, quindi alle superiori. E di come è andato. Allora, innanzitutto voi sapete chi, cioè avete capito, avrete capito penso, che sono una persona che tipo si scrive tutto, tutte le cose, si deve fare tutte le cose sistemate, anche se poi non le rispetta però le scrive. E infatti questo qua era il quadernetto che usavo prima, in realtà ne avevo tipo tre, in cui scrivevo cose a caso e soprattutto scrivevo appunto i titoli dei libri che dovevo leggere, cose che dovevo. Cioè, soprattutto parlavo di libri, però poi a un certo punto ho iniziato a scrivere pure cose per le superiori, prima che iniziasse la scuola. Quindi, infatti, mi ricordavo di aver scritto il mio outfit per il primo giorno di scuola. Adesso lo trovo. Vestiti, primo giorno of school, scritto proprio of school. Allora, non so se poi avevo messo questo, però penso di sì. Ho scritto camicia bianca e nera a maniche corte. Ah sì, ho capito uguale. Camicia bianca e nera a maniche corte, la mia camicetta tipo a maniche corte. Poi pantaloni neri più risvoltini. Attenzione, attenzione ai risvoltini. Nike, perché io amavo le Nike in quel periodo. Il Casio, che è questo. Le trecce. Unghie color carne, penso sia questo. Occhiali, i miei occhiali da vista, perché sapete che gli occhiali da vista, e un anello sbarra catena, penso era un anello che avevo a forma, cioè con la catena attorno, ce l'ho ancora, spero, perché era il mio anello preferito, me l'aveva regalato una mia amica. Comunque, questo qua era l'outfit per il mio primo giorno in scuola, non so se voi siete tipo stressati come me e quindi vi preparate tutto prima, però io lo facevo, l'ho fatto anche per tipo i giorni successivi. Comunque, arrivo a scuola, io sono una pendolare, quindi ho preso l'auto e lasciate stare questo rumore strano. Sono una pendolare, quindi prendo l'auto e mi ero completamente dimenticata. Sentite questo rumore? Ignoratelo. Mi ero completamente dimenticata del fatto che dovevo correre a prendere il posto migliore, perché non lo so, ero forse in ansia, emozionata, quindi proprio non ci avevo pensato che dovevo muovermi. Allora mi sono messa a parlare con una ragazza. In fondo, cioè il gruppo andava avanti e noi eravamo alla fine del gruppo che parlavamo dei fatti nostri per dire. E questa ragazza praticamente, non so se voi lo fate, comunque prima dell'inizio della scuola, qualche giorno prima, danno i nominativi di chi ci sarà nelle classi e si cerca comunque di mettersi in contatto, scambiare il numero e fare già il gruppo e la classe prima in modo da non avere potuto piacere, cioè nel senso di conoscersi all'incirca un po'. Quindi io appunto avevo anche per messaggio legato con questa ragazza. E poi di presenza appunto ci siamo messi a parlare così, ho detto sei tu, sì, sono io, eccetera, eccetera. Arriviamo quindi in classe che ero l'ultima e infatti mi è toccato il posto, vediamo se c'è, al primo banco. Infatti mi sono seduta al primo banco con questa ragazza, proprio al primo banco, non primo banco, primo banco davanti alla classe, cioè proprio prima della cattedra, ero messa lato finestra. Ed era praticamente qua la cattedra e qua c'era il mio banco. La stessa linea erano tipo, se non più avanti, e davanti avevamo la lavagna, quella con i pennarelli e poi la lima da dietro. Quindi già iniziamo male la situazione. Infatti, quando sono arrivata in classe ho detto: ma io sono una cretina perché non mi davo una smossa. Poi, se dovevo parlare, abbiamo un anno per parlare, abbiamo 5 anni per parlare una vita perché non mi muovevo, quindi mi è rimasta la stessa cosa. In realtà poi come è andata la prima giornata non lo ricordo, cioè ricordo che comunque eravamo tipo i nuovi, no? Quindi ci hanno fatto fare, ci hanno fatto andare in aula magna, ci hanno fatto visitare un sacco di cose, però tipo ci hanno fatto fare il giro di non so che cosa, in aula magna tipo ci parlavano di non so cosa, quindi il primo giorno ovviamente non è che abbiamo fatto lezione come è ovvio, però sono entrati vari professori e io ero
spaventata, cosa stava succedendo. Del mio paese, in questa classe, ci sono altre due ragazze, quindi fortunatamente c'erano anche loro con punti di riferimento, solo che appunto essendo che siamo tre, c'erano loro due sedute insieme, io seduta con questa ragazza che non conoscevo praticamente, cioè conoscevo così. La prima cosa che non dovete assolutamente fare è farvi abbindolare dalla prima impressione delle persone, perché io veramente sono diventata amica di tutte le persone che prima non potevo vedere, o almeno con cui non legavo. Ad esempio questa ragazza con cui mi sono seduta insieme, poi alla fine, cioè sì, ciao ciao, però nel senso non ci siamo legate più di tanto. Invece con le altre ragazze, appunto le mie amiche di quel paese lì, ci siamo legate molto di più, tipo vieni a dormire a casa mia, no, venuto così. Tipo, ad esempio, 2 minuti fa mi ha chiamato sua madre perché non la trovava. Quindi sì, non fatevi abbindolare mai dalle prime impressioni, né dei professori, perché i professori sanno essere disgraziati. Ti fanno capire che sono buoni i tuoi nuovi migliori amici e poi... tre... e quindi non vi fate abbindolare, e neanche dalle amicizie, perché quelle che vi sembrano più oddio che simpatica poi sono tutte persone con cui non legherete mai nella vita. Le persone che invece pensavate fossero delle cretine, poi alla fine ve le ritrovate tipo quest'anno con me nel banco assieme, che continuo a pensare che sia una cretina, però è una delle mie amiche più close, strette. E purtroppo i miei capelli stanno diventando qualcosa di imbarazzante davvero. Comunque, quindi questo qua è stato il mio primo giorno. Poi fortunatamente io avevo comunque degli amici più grandi di me, e quindi sull'autobus e tutte queste cose mi hanno accompagnato loro. Questa linea qua spero che non mi dia troppo fastidio. Tipo, non è che mi hanno accompagnato loro, però comunque avevo il loro appoggio, cioè mi dicevano vai di qua, vai di là, vai di là. Poi sono andata a fare l'invito con loro, eccetera eccetera. Quindi alla fine mi sono trovata molto bene. Come primo giorno di scuola diciamo che l'ho affrontato benissimo, anche perché poi nella stessa scuola c'è mia sorella, quindi avevo l'appoggio, salutavi di là, è stato divertente. Questo qua tutto sommato è stato il mio primo giorno di scuola, è andato benissimo, quindi state tranquilli se avete già l'ansia, lasciate stare i motori, se avete già l'ansia per il vostro primo giorno di scuola, anche se non se ne parla per ora perché dovete prima finire gli esami eccetera eccetera, se avete già l'ansia comunque tranquilli, perché con la classe tutto sommato vi troverete bene, e cercate sempre di non farvi prendere dalle prime impressioni. Io continuo a avere dei fiori perché praticamente c'è la tenda, no? E quindi sole, la tenda, buchini, la tenda e buchini a forma di fiore, io un fiore in faccia. E spero che il video vi sia piaciuto, anche se è un video un po' fail, un po' un casino con i fiori in faccia. Comunque spero che vi sia piaciuto. Se è così mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, andatevi a seguire su Instagram e su TikTok. E nulla, questa qua è la maglietta che ho scritto sto nervosa, che appunto mi rappresenta molto in questo momento, perché questa luce non va bene. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao.